Ciao miei cari, eccoci di nuovo insieme nella mia cucina per preparare una torta veramente speciale, la torta personal computer. Direte, ma com'è possibile fare una cosa del genere? Beh, ci vuole un pochettino di pazienza, ma è possibile. Ora vi dico tutto vi dovete procurare per cucinarla insieme a me. Allora, innanzitutto dovete cucinare due teglie. Io ho preparato due teglie di morete. Siccome è una torta molto grande, per 70 persone, io ho cucinato una teglia da 40x30 e una da 28x35. Poi ovviamente dovrete preparare le creme, le bagne e la pasta di zucchero. La cosa più importante che dovrete comprare però per creare la torta personal computer è un foglio di plexiglass. Come questo, ora voi lo vedete già piegato, non so se lo vedete perché è trasparente, ma credo proprio di sì, però lo vendono ovviamente dritto. Io l'ho dovuto piegare perché così, se lo vedete, ha già la forma che dovrà avere la torta personal computer. Per dargli questa forma non provate a piegarlo così, perché si spezza, dovete avvicinarvi come ho fatto io a un fornello, quindi a una fonte di calore e con delicatezza, mi raccomando con delicatezza, andate a fletterlo e così avrete questa forma. Qui in pratica andrete a appoggiare una base di torta e qui invece dovrete andare ad appoggiare non la torta, perché questa parte che sarà appunto lo schermo del nostro computer non sarà commestibile, perché ovviamente, come già capirete, non è possibile appesantire troppo questa parte perché andrebbe a o scivolare oppure a far cadere la nostra torta, ma dovremmo rivestire questa parte con un altro materiale, cioè con del cartone come ho scelto io. In pratica ho ritagliato il cartoncino con la forma che ho deciso di dare alla mia base della torta. L'ho spessorato poco poco, come vedete, perché ovviamente lo schermo del computer è un pochettino più spesso, non è finissimo. E quindi questo sarà lo schermo del nostro computer. Così. Siccome noi sappiamo benissimo che il computer non ha questo schermo dorato, lo schermo dorato andrà coperto dalla foto che desideriamo noi. In pratica dobbiamo, con il programma cattura immagine di Windows, dobbiamo catturare il nostro desktop e appunto mettere fotocopiare e mettere il desktop in un foglio A4. Così metteremo sopra il nostro cartoncino un foglio con l'immagine del desktop, ovviamente l'immagine che più preferiamo. Sopra la fotocopia inoltre dovremo mettere un foglio di acetato per dare all'immagine la parvenza che ci sia appunto un vetro, quindi l'immagine risulterà lucida. Io vi suggerisco quindi di suddividervi il lavoro quantomeno in 3 giorni. Il primo giorno vi consiglio di prepararvi la pasta di zucchero e di colorarla e visto che non impiegherete un giorno nel preparare la pasta di zucchero, di fare anche la struttura che vi servirà per reggere poi il computer. Il secondo giorno invece vi suggerisco di fare i tasti perché si impiega molto tempo per preparare i tastini. In tutto ce ne dovrebbero essere 53 2x2, quindi sono dei quadratini. Le tecniche per fare i tasti possono essere diverse. Innanzitutto potete o fare la pasta di zucchero direttamente nera e poi o con la ghiaccia oppure direttamente con la pasta di zucchero bianca creare le vostre lettere. Infatti, se il cameraman inquadra qui cortesemente, potete vedere che con la tecnica che vi ho appena detto abbiamo ottenuto queste letterine.
ottenute con la pasta di zucchero nera, abbiamo creato con la pasta di zucchero bianca i numeri e le lettere che abbiamo fortunatamente ottenuto grazie a questi stampi. Se invece volete utilizzare l'altra tecnica, che è molto più semplice, dovete fare così. Preparatevi la pasta di zucchero bianca e i tasti 2x2 e incidete con uno stuzzicadenti la parola, la lettera o il numero che vi interessa. Dopodiché con un pennello inumidito nel gel colorato andate a spennellare la vostra pasta di zucchero e vi uscirà questo. Quindi questo è il risultato. Quindi il terzo giorno non vi rimarrà che assemblare tutto, le basi che poi andranno farcite e bagnate, ovviamente decorate con la pasta di zucchero e tutto assemblato con la struttura. Mettiamoci al lavoro! A questo punto abbiamo già preparato la base, nel senso che abbiamo farcito la nostra torta, l'abbiamo ricoperta di pasta di zucchero bianca in modo che simuli un tavolino, un appoggio per il nostro computer, e abbiamo anche preparato la struttura per il notebook. Infatti, come vi avevo già detto, nel nostro plexiglass abbiamo attaccato il cartoncino che serve da spessore e anche quello dorato, e in più abbiamo messo la fotocopia del desktop e anche il foglio acetato in modo tale che simuli il vetro del computer. A questo punto non resta che ricoprire questa parte di pasta di zucchero del colore che più desiderate, e una volta ricoperta dovete appoggiare il tutto facendo molta attenzione che non cada sulla base, e poi mettere qui l'altra parte, l'altra torta che abbiamo preparato, in modo tale che non cada, perché se non poggiate l'effetto è questo. Quindi è importante che o vi facciate aiutare da qualcuno o mettiate un peso qui per evitare che cada questa struttura. Quindi se avete pastrocchiato come me praticamente tutto il giorno, il risultato deve essere questo. Quindi per motivi di tempo ho dovuto tagliare, dovete avere pazienza. Se avrete dei dubbi io sarò sempre qui, voi lo sapete. E ora devo fare un particolare saluto a Francesca Reali, a cui mando un bacio perché ha vinto l'indovinello che ho fatto su Facebook, indovina che torta sto preparando. E ovviamente saluto con grande affetto anche tutte le altre che hanno partecipato a questo gioco. Quindi vi saluto, vi ringrazio di aver guardato questo video e alla prossima. Un bacione! Ciao.